Grazie a tutti per essere venuti al secondo anno dell'attività dell'associazione. In particolare volevo ringraziare i volontari dell'AISA e l'amministrazione comunale, il comandante della polizia locale. Oggi vorrei comunicare a tutti voi che c'è anche il presidente onorario dell'associazione AISA, che inizialmente era formalmente, ma adesso abbiamo avuto l'autorizzazione effettiva, effettiva per essere presidente onorario. Ci sono praticamente cose che volevo dire, che con 2 anni di attività di volontariato ho praticamente fatto un progetto con la sezione regionale Piemonte chiamato la Casa Volontariato. Praticamente una famiglia di Casale ha dato in concessione d'uso per 4 anni gratuito, dove abbiamo trasformato questa casa con 2 dormitori, servizi, cucina, per fare in modo che tutti i volontari dell'associazione AISA, parlo in generale, hanno la possibilità di fare volontariato a Casale Monferrato. Quindi la mattina o il pomeriggio faranno volontariato e durante il tempo libero andranno praticamente a fare le loro cose. Questo progetto è nato perché tante persone del sud, comunque di età, mi comunicavano che avevano fatto il militare qui a Casale, giustamente mi chiedevano di fare delle foto e io gliele mandavo. Quindi con la sezione regionale Piemonte, il presidente e Marco Rabiolo abbiamo portato avanti questo progetto e che ci siamo riusciti. Io vorrei ringraziare comunque tutti, ma in particolare vorrei ringraziare la società MON di Adriano Tarico, che da 1 anno e mezzo l'associazione collabora con loro. Volevo ringraziare la presenza del presidente della Scuderia Ferrari, perché tempo fa abbiamo fatto un servizio di volontariato e abbiamo ricevuto una lettera dei ringraziamenti per l'operato dei volontari. Volevo ringraziare anche il responsabile dell'associazione, Guardie Ittiche, di Salvatore Strano, perché Salvatore è stata la prima persona che ho conosciuto a Casale nel mondo del volontariato. Da quando sono a Casale ho conosciuto delle persone che mi hanno veramente aiutato, partendo da Salvatore, Luca Novelli, Enzo e tante associazioni che mi hanno supportato in questi 2 anni. In questi 2 anni non è un grazie a me, ma un grazie ai volontari dell'associazione AISA, che nel loro piccolo siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto. Io attualmente volevo fare un applauso al presidente di sezione Rita Francese, perché oggi, da prescindere il secondo anno di attività, compie 62 anni, cioè 63 anni, quindi volevo fare gli auguri. In più volevo consegnare le chiavi ufficialmente, come mi ha detto la sezione regionale Piemonte, della Casa Volontariato di Casale Monferrato. Quindi vorrei chiamare il socio Luigi Terrone, perché lui ha programmato tutta questa cerimonia, chiamando i volontari per la premiazione. Però Luigi dovrà leggere delle cose che sono arrivate dalla sede nazionale. Buongiorno a tutti. Allora, è arrivata una lettera dalla Presidenza nazionale alla sezione di Casale. Vi leggo quanto è scritto. E con grande piacere che a nome dell'AISA nazionale partecipo alla ricorrenza del secondo anniversario della sua fondazione.
In questi due anni abbiamo visto crescere la sezione AISA di Casale Monferrato, incardinarsi con i suoi volontari nella vita sociale del suo territorio, attivando con le istituzioni locali una collaborazione in perfetta sintonia con quanto previsto dal nuovo codice del terzo settore. In particolare, non possiamo non sottolineare l'ottimo rapporto con il Comune di Casale Monferrato, il quale ha concesso alla sezione AISA i locali per la sede e con il quale è stata siglata una convenzione di collaborazione. Dobbiamo segnalare inoltre la convenzione stipulata con il Tribunale di Vercelli per tutta la problematica relativa alle pene alternative ed ai lavori socialmente utili. La sezione AISA di Casale è tra l'altro iscritta al registro regionale del volontario della Regione Piemonte, in vista di iscriversi al futuro registro unico del terzo settore. A nome dell'AISA nazionale esprimo l'orgoglio e la soddisfazione di vedere nei fatti che gli ideali che hanno accompagnato l'AISA fin dalla sua fondazione sono stati totalmente compresi e attuati dalla sezione di Casale Monferrato. Auguro a tutti i volontari e gli associati di proseguire sulle opere che stanno costruendo in questo magnifico territorio, con l'entusiasmo e la capacità dimostrate finora. Il Presidente Cavaliere Giovanni Cimmino. Ora vi leggerò quella che l'anno scorso era stata letta durante la celebrazione eucaristica in Duomo, la preghiera del volontario AISA d'Italia per l'ambiente. O Dio Padre, creatore dell'universo e di ogni creatura posta sulla terra, in ogni azione da te compiuta rilevavi la tua gioia imprimendo l'immagine di te che sei l'Eterno. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostalgia i passaggi da altri tempi, che ora appaiono sommersi da molteplici inquinamenti, dove l'acqua potabile e pulita rappresenta una questione di vitale importanza, perché indispensabile per la vita umana. Noi donne e uomini volontari AISA d'Italia, per l'ambiente e la protezione degli animali, a nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Da questa sacra preghiera leviamo i nostri cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra terra. Da giusta gloria e saggezza alla nostra azione di volontari AISA d'Italia. Fa che sempre promuoviamo iniziative per la sicurezza, la tutela ambientale e zoofilia. A noi volontari AISA d'Italia, rendici partecipi custodi, difensori e protettori della bellezza della terra e dell'umanità tutta. Sostienici in questo compito così importante, perché possiamo essere fedeli a questo valore, diffondendo nel cuore di tutti l'amore per l'ambiente, per ogni genere e forma di vita, a difesa del creato per la tua maggiore gloria. Dona alla terra protezione, benedici noi che per essa vegliamo e la difendiamo dall'inquinamento. Benedici, o Signore, noi volontari d'AISA d'Italia e tutte le genti. Amen. Ed ora veniamo alla premiazione dei volontari.
chiamerò delle persone che daranno il premio al volontario. Per intanto Enzo, per favore. Grazie. Ok. Chiamerò i seguenti volontari perché ricevano il premio da Enzo Amic. Rabagliati Giampaolo. Gatti Patrizia. Verlingeri Oscar. Cantarone Vincenzo. Franchin Marco. Marchese Marco. Ok, grazie Enzo. Adesso passiamo un'altra persona che ci aiuterà. Luca Novelli. Grazie. Allora, prego, venga qua a Misano Natale. A Misano Nicoletta. Barry, Mamadou. E infine Ciavarella Laura. Ok, grazie Luca, molte grazie. Adesso avrei bisogno il nostro capo della Polizia Municipale, che io conosco da una vita, ma sei sempre tu comunque. Allora, i prossimi festeggiati sono Madotto Stefanino. La prossima Scanò Francesca. Prego. E infine Saettone Michele.
Ok, grazie. Ah sì? Aspetta un attimo. Liliana Bonafè. Ho fatto lo scherzo. Ok. Ora, il prossimo che darà le premiazioni. Dica. Allora, io vorrei premiare con il presidente Luigi Terrone. Adesso ci sarà il nostro coordinatore Rafael che darà dei premi. Salvatore Strano, prego. L'associazione funziona perché ci sono i volontari, i presidenti, i coordinatori contano poco, senza di loro. Un applauso a loro. Il presidente onorario dell'AISA, Delia Raffaele. La dottoressa Gabriella Zavattaro. Sì, sì, c'è. Arriva. Abbiamo deciso di premiare la dottoressa Zavattaro perché quando abbiamo avuto necessità che controllasse i volontari quando c'era la pandemia, i mesi più pesanti, più critici, la dottoressa li chiamava la dottoressa, quindi faceva in modo di che i volontari non avessero avuto o preso il Covid, quindi la dottoressa faceva il test sierologico ai volontari, quindi gratuitamente, che noi la ringraziamo. Adriano Taricco e anche Daniela Taricco. Ringraziarvi tutti per il lavoro che fate al mercatino, perché ci vuole tanta pazienza, ce ne rendiamo conto, però siete indispensabili per la buona riuscita del mercato, quindi grazie. Da quando ci siete è molto meglio.
Adesso venga qua il presidente della Scuderia Ferrari. Enzo, Luca e il comandante della venite qua. Rita, vieni anche tu, per favore. Premetto che con la polizia locale abbiamo fatto praticamente tanti servizi e ogni volta che avevamo bisogno della polizia locale comunque c'era. L'ultimo servizio è stato fatto con loro a Cellamonte, quindi io ringrazio il comando polizia locale per i servizi svolti insieme. Grazie. Io direi di tenervi anche qua ancora, perché ci sarebbe da premiare il presidente e il coordinatore, perché sono importanti e questa associazione l'hanno tirata su loro, cercando di amalgamare il più possibile il gruppo dei volontari. Sì, normalmente il volontario è quello che fa tante cose. Loro fanno bene perché fanno tante cose nel cercare di fare in modo che siano coesi e uniti, ma i due regali che sono arrivati proprio a nome da parte dell'associazione nazionale, quindi meno male che ci sono ancora Enzo, Luca e il comandante, così almeno premiamo Rita e Rafael. Questo qua è il premio che arriva dal presidente di sezione Casale Monferrato, Francesa Rita, premiazione volontaria 2021. Invece questo è per il coordinatore AISA di Casale Monferrato, sempre da premiazione volontario 2021. Poi ci sono ancora altri regali, ma ecco, sì. Ancora il signor Taricco. Sì. Taricco. Doppio, sì, perché erano rimasti lì sul tavolo perché non erano stati inseriti. Però del coordinatore che non me l'ha detto. Ok, prego. Poi volevo dirvi che quando usciamo da qui, se tutti voi volete venire qui al bar Cocco Bistrò, prendiamo un aperitivo insieme, che partiamo dai volontari e tutti gli invitati. Grazie. Naturalmente offerto. Anche il cameraman e il fotografo. Volevo ringraziare, che mi sono scordato e ti chiedo scusa, vi volevo presentare il vice coordinatore della Protezione Civile, Simone, se può venire qui. E con la Alessia, se può.
che mi ero dimenticato, questo è per te. Grazie. Alessia. Grazie di tutti e grazie a tutti. Se vogliono dire qualcosa. Poche parole, se non dire quello che ha detto già prima Salvo, che è quello di ringraziarvi, perché adesso noi oggi ci ritroviamo qui, premi, un modo per stare insieme, fare due parole, divertirci, però insomma, non dobbiamo dimenticarci il lavoro di tutti i giorni, quotidiano, ahimè di fare anche parole con la gente, perché a volte la gente non capisce, però il nostro dovere è quello di assecondare, di non guardare quali sono queste problematiche e guardare il bene comune, perché quello che fate è, alla fine ogni mal di pancia che ci prendiamo ha una finalità che è una finalità comune, riuscire a tenere quell'angolo pulito, la sicurezza, aiutare le forze dell'ordine. Io abbiamo un rappresentante, un degno rappresentante della polizia locale, che insomma non è cosa semplice, scontata, tante problematiche che non si conoscono, trovare, ripeto, non è una cosa da poco, trovare dei volontari, trovare della gente che dedica del proprio tempo, lo sottrae la propria famiglia per pensare al bene comune, ripeto, e penso che sia una delle cose più preziose che esistano, ed è anche a livello personale uno dei motivi che mi ha spinto a scendere in politica, perché voi rappresentate la vera politica, cioè il fare per la gente. Quindi grazie di cuore per quello che fate. Grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente sono qui a portare anche saluti del sindaco Riboldi, che per altri motivi istituzionali non ha potuto essere qua. Credo che sia difficile aggiungere qualcosa a quello che è stato detto da Enzo, prima da Salvatore, dallo stesso Rafael. Io tra le varie deleghe che ho quella che si occupa anche dell'associazionismo e del volontariato. E io credo che la nostra città sia da anni in memoria, un fiore all'occhiello nel nostro territorio, forse non solo, per quello che il volontariato ha fatto, fa, questi ultimi 2 anni l'hanno dimostrato e continuerà a fare. E posso affermare, dopo quasi 2 anni e mezzo che l'AISA è scesa in campo, che anche lei ha dimostrato di essere all'altezza di tutte le altre associazioni che sono fiore all'occhiello nella nostra città. E quindi è entrata anche essa in quel circuito virtuoso che tanti ci invidiano e provano a copiare nel senso buono. Attraverso il mondo del volontariato, attraverso anche l'AISA, noi portiamo avanti tantissimi servizi fondamentali per la città, alcuni sono importanti come per esempio la gestione del centro vaccini, altri che non vengono visti ma che sono allo stesso tempo importanti, vedi per esempio l'apertura e la chiusura dei cancelli di varie aree della nostra città. Quindi è dimostrazione che l'amministrazione pubblica ancora una volta, senza il supporto del terzo settore e delle associazioni, riesce a fare. Quindi io ringrazio per tutto quello che avete fatto e per quello che continuerete a fare. Grazie.